Se siete tutti d'accordo, proseguirei con la presentazione di Cecilia, che è un po', diciamo, è inerente a questo argomento e prosegue un po' quello che ci ha detto Sara, e poi possiamo riunire le domande alla fine di entrambe le presentazioni relative al punto di vista del medico. E quindi direi voi intanto pensate un po' quello che volete chiedere alle nostre brillanti ragazze, e direi a Cecilia, se vuole, di presentarci un po' quella che è stata la nostra esperienza nel provare a capire se esiste un'associazione tra infezione da SARS-CoV-2 ed encefaliti o encefaliti autoimmuni. Cecilia è una specialista adesso in neurologia e ha fatto la tesi con noi su questo argomento e vi parlerà un po' dei risultati che io trovo insomma molto interessanti. Della sua tesi e quindi un po' di quelli che sono gli studi che stiamo facendo, della possibile relazione tra, SARS-CoV-2 ed encefaliti. Buonasera a tutti, inizio ringraziando per questo invito che mi dà la possibilità insomma, di parlarvi di questo studio che abbiamo condotto qua all'Università di Verona. Allora, appunto, riguarda, come diceva Sara, il potenziale ruolo del virus del SARS-CoV-2 nello scatenare delle patologie infiammatorie, e noi ci siamo concentrati soprattutto su quello che riguarda poi il sistema nervoso centrale. Beh, come diceva Sara, insomma, Sara Carta, vado un pochino veloce sull'introduzione al virus, lo conosciamo tutti bene e ne ha già parlato molto bene anche lei. Si tratta di un virus a RNA, appartiene alla famiglia dei coronavirus, come dei precedenti famosi, il SARS dei primi anni 2000 e il MERS qualche anno dopo. Si diffonde con i droplets, quindi con queste goccioline che emettiamo col respiro, con la tosse, con gli starnuti, e nella maggior parte dei casi ricorre in maniera piuttosto asintomatica, quindi la maggior parte delle persone lo passa come un semplice raffreddore. In una percentuale pari circa al 20% dei casi, comunque assume delle caratteristiche severe e nel 5% dei casi addirittura critiche, quindi con necessità di ricovero in ambienti di terapia intensiva. I sintomi sono principalmente a carico del sistema respiratorio, però in qualche caso possono essere anche esclusivamente a tratto del sistema gastrointestinale. Fin da subito, l'ha nominato anche Sara Carta, sono stati notati anosmia e agerosia, che sono dei sintomi piuttosto comuni nelle infezioni delle vie respiratorie, anche di lieve entità, ma a differenza che in queste ultime, dove il sintomo regredisce con la scomparsa del raffreddore, nel caso dei pazienti con SARS era un sintomo che si portava avanti anche per diversi mesi. E questo per la prima volta ha fatto venire il sospetto che si trattasse di un neurotropismo, quindi della capacità di questo virus di invadere il nervo olfattorio principalmente. Abbiamo parlato di quello che sappiamo, di quelle che sono le manifestazioni di questo virus a carico del sistema nervoso centrale, quindi appunto l'anosmia e l'agerosia, gli ictus ischemici principalmente, insomma, come conseguenza del danno vascolare endoteliale. L'encefalopatia è un sintomo estremamente vago e riunisce una serie di manifestazioni cliniche anche molto diverse tra di loro, la Guillain-Barré e l'ADEM, che sono tipicamente associate a infezioni virali, e le encefaliti e le mieliti. Questo è quello che sappiamo ed è solo una piccola parte di quello che possiamo vedere. Quello che ancora ci chiediamo è l'eziologia, come parlava anche Sara Carta. Si tratta di disturbi paraposti infettivi, quindi di qualcosa di natura infiammatoria scatenata dal virus. È una vera e propria autoimmunità o si tratta di una neuroinvasione virale, anche se le ultime prove non sembrerebbero certo a favore. Oppure nel caso dell'encefalopatia potrebbe trattarsi anche di un semplice squilibrio nel sistema metabolico dell'organismo. Gli interrogativi da cui siamo partiti noi sono questi. È possibile che in alcuni pazienti
che vengono infettati da questo virus non si sviluppino dei sintomi respiratori classici, ma esclusivamente dei sintomi neurologici? E se questi sintomi neurologici si associano al Covid, sono paro post-infettivi o addirittura autoimmuni? Per rispondere a questa domanda abbiamo selezionato dei campioni che sono stati inviati nel nostro laboratorio tra il 1 di marzo e il 31 agosto. In particolare abbiamo selezionato quei pazienti che c'erano stati riferiti per sospetta patologia associata agli anticorpi anti-MOB o i pazienti con sospetta encefalite autoimmune. Il motivo per cui abbiamo scelto questo tipo di patologie è perché tipicamente si possono associare a infezioni virali e quindi possono avere un'eziologia paro post-infettiva o addirittura essere delle sindromi autoimmuni vere e proprie scatenate da un'infezione virale. Abbiamo escluso alcuni pazienti, in particolare abbiamo escluso i casi di ricaduta, di recidiva, perché volevamo soffermarci sui casi scatenati propriamente dal virus. E abbiamo escluso anche i pazienti che avevano, di cui c'era stato inviato solo il liquor e non un siero appaiato, diciamo. Le informazioni cliniche ci sono state fornite dai medici curanti che ci avevano mandato questi campioni. Le analisi di laboratorio che abbiamo fatto sono state, per quanto riguarda il nostro studio, abbiamo utilizzato dei kit ELISA per valutare la presenza di anticorpi anti-SARS. Abbiamo deciso di testare i pazienti per IgA e IgG. Le IgG sono le immunoglobuline più specifiche e più sensibili nella fase più tardiva della malattia, mentre le IgA sono delle immunoglobuline che compaiono molto più precocemente. E nel caso di questa infezione da SARS sono più o meno contemporanee alle IgM, ma a differenza delle IgM hanno una sensibilità e una specificità maggiore. Per quanto riguarda le richieste di analisi che ci erano state inviate, abbiamo testato questi pazienti per MOG utilizzando un live cell-based assay, mentre li abbiamo testati per antigeni di superficie, e nei casi insomma in cui era appropriata la richiesta, tramite dei kit CBA di tipo fissato prodotti da Euroimmune. Quando era clinicamente appropriato abbiamo anche testato i pazienti per sospetti insomma onconeuronali o per apoporina 4. I risultati sono stati che abbiamo selezionato 339 pazienti, 232 appartenevano alla coorte di pazienti con sospetta patologia MOG associata, mentre 107 appartenevano alla coorte delle sospette encefaliti autoimmuni. Di questi 339 che abbiamo testato ne abbiamo trovati 23 sieropositivi. E 9 pazienti erano positivi per IgA, quindi si trattava di un'infezione estremamente in fase estremamente acuta, in cui dovevano ancora svilupparsi le IgG, e 13 pazienti avevano sia IgA e IgG, quindi si trattava di una fase, seppur ancora acuta, comunque leggermente più tardiva, mentre un solo paziente era positivo solo per IgG, quindi probabilmente si trattava di una fase più tardiva di malattia. Abbiamo testato anche i liquor di questi pazienti, utilizzando sempre la stessa metodica dei kit ELISA, e ne abbiamo trovati 4 positivi. 3 di questi pazienti erano positivi per IgG. In un caso erano positivi sia per IgA che per IgG. In questa scheda trovate riassunti insomma le caratteristiche di questi 23 pazienti che abbiamo identificato come sieropositivi. Vorrei solo soffermarmi su alcune caratteristiche. Per esempio il fatto che nella maggior parte dei casi non ci fossero sintomi Covid associati, e in effetti nella maggior parte dei casi l'infezione da SARS-CoV-2 non era nota. Un'altra cosa su cui mi vorrei soffermare è sul fatto che nella maggior parte dei casi appunto i pazienti avevano una manifestazione di tipo encefalopatico o encefalitico, e in 3 casi abbiamo trovato degli autoanticorpi specifici, la fifisina, l'antititina e gli anti-MOG. Qua abbiamo fatto un confronto tra quelli che sono stati i riscontri dei pazienti sieropositivi, e con sieropositivi intendo per SARS-CoV-2, confrontati con i pazienti che sono risultati sieronegativi, di cui abbiamo raccolto informazioni per 75. Possiamo vedere che l'età media era più elevata nei pazienti con sieropositivi, in maniera statisticamente significativa, così come il riscontro di crisi epilettiche e di encefalopatia che risultava più frequente nei pazienti sieropositivi. Al contrario, le bande oligoclonali erano più frequenti nei pazienti sieronegativi e l'outcome globale risultava peggiore nei pazienti sieropositivi. Ora, guardando una a una queste differenze, potete notare qua in blu sono rappresentati i pazienti sieropositivi divisi per le coorti encefalite e MOG, e in rosso i pazienti sieronegativi con la stessa divisione. Mediamente i pazienti sieropositivi risultano più anziani, e questa differenza rimane nel momento in cui si vanno a confrontare separatamente le due coorti, quella dell'encefalite e quella dei MOC.
Questo dato è in linea con quanto riportato in letteratura, e cioè che i pazienti più anziani che manifestano Covid hanno delle manifestazioni più severe. Per quanto riguarda le manifestazioni cliniche, questi sono 4 istogrammi che rappresentano le grandi categorie di sintomi che abbiamo identificato. Quindi le crisi epilettiche, in azzurro i sieronegativi, in rosso i sieropositivi, e le encefalopatie. Questi erano i quadri che sono risultati significativamente differenti tra sieronegativi e sieropositivi, mentre per quanto riguarda la mielite e la neurite ottica non c'era una differenza significativa, e al contrario erano più frequenti nei pazienti con sieronegativi. I riscontri delle analisi liporali hanno riportato, seppur non in maniera significativa, un'aumentata conta cellulare più frequente nei pazienti sieronegativi rispetto ai sieropositivi, così come la proteidorachia, che risultava più elevata nei pazienti sieronegativi. Per quanto riguarda le bande oligoclonali, non ci stupisce il fatto che fosse un riscontro più frequente nei pazienti sieronegativi, perché in questo gruppo di pazienti erano più frequenti delle diagnosi alternative, come per esempio delle sindromi demielinizzanti, sclerosi multipla o altre patologie. Per quanto riguarda l'outcome clinico, il fatto che fosse più peggiore nei pazienti sieropositivi lo abbiamo correlato col fatto che si trattava di una coorte di pazienti più anziani. L'outcome clinico l'abbiamo misurato tramite la scala Rankin, che va a identificare un punteggio che da 0, quando non c'è nessun tipo di sintomo, quindi nessuna disabilità, fino a 6, che corrisponde all'esito fatale. Un dato interessante riguarda i tassi di sieropositività. Qui trovate rappresentati in questo istogramma uno studio di sieroprevalenza fatto in collaborazione con la Croce Rossa e l'Istat, che è andata a misurare in maniera random nella popolazione italiana la presenza di anticorpi anti-SARS. Questi sono stati trovati presenti nel 2,5% della popolazione generale, mentre la nostra corte è rappresentata in verde e aveva un tasso di frequenza di sieropositività dello 6,8%. Se noi andiamo a considerare separatamente la corte delle encefaliti e le anti-MOG, vediamo che la differenza è ancora maggiore. Nella corte MOG è del 2,6%, quindi praticamente sovrapponibile a quanto riportato nella popolazione generale, mentre nella corte delle encefaliti la differenza è molto più marcata, in quanto è del 16%. In questi grafici troviamo rappresentati il numero di pazienti totali testati in arancione, divisi mese per mese, nella corte MOGAD. I positivi sono rappresentati in azzurro e vediamo che si vanno a localizzare dal punto di vista temporale nella seconda parte della raccolta dei nostri campioni. In totale, su 232 pazienti appartenenti alla corte MOGAD, 6 sono risultati positivi. Nella corte delle encefaliti, invece, il numero, appunto, come abbiamo visto, era molto maggiore, e si riescono a identificare, per quanto insomma i numeri siano piuttosto piccoli, due picchi, uno tra marzo ed aprile e uno intorno ad agosto, che sembrano corrispondere a quelli che sono stati anche l'andamento delle infezioni sul territorio italiano. Su 107 pazienti testati ne abbiamo trovati 17 sieropositivi. Per quanto riguarda il discorso dell'autoimmunità, come abbiamo visto prima nella tabella, abbiamo trovato 3 pazienti con autoanticorpi noti sui 23 che sono risultati sieropositivi, quindi un 13% di autoimmunità. Un primo caso era una signora di 73 anni con un'encefalite post-infettiva, aveva avuto una polmonite Covid riconosciuta ed sono stati trovati gli anticorpi antititina, per quanto si tratta di anticorpi il cui ruolo non è ancora ben definito. In un altro caso si trattava di una signora di 83 anni con un'encefalite limbica, in cui il Covid non era decorso in maniera sintomatica e in cui è stato riscontrato la presenza di anticorpi anti-anfifidina. E il terzo caso riguarda una bambina di 5 anni con un caso di ADN pediatrica e positiva agli anti-MOG. Qui riportiamo le immagini del paziente con encefalite limbica. Si tratta delle immagini di risonanza, qua vedete le flare che mostrano l'iperintensità a carico e anche la tumefazione a carico del lobo limbico di sinistra. Si vede anche nelle sezioni coronali. Il dato della sieropositività liporale ci ha incuriosito per un motivo. Sui 4 pazienti risultati positivi, 3 avevano una caratteristica di sintomi di mielite. Quindi un paziente aveva un ADEM in cui la mielite si associava all'encefalopatia e alla neurite ottica. 2 pazienti avevano una mielite isolata
E il quarto paziente era un paziente con encefalite limbica post-infettiva e aveva avuto un COVID sintomatico. I sintomi COVID, come dicevamo guardando la tabella, sono stati riscontrati solo in pochi casi, in sei casi. In tre casi si trattava di una polmonite, solo in un caso risultata severa con necessità di ricovero in terapia intensiva. In un caso il COVID era stato riconosciuto per i tipici sintomi di anosmia e angiosia persistenti, mentre due pazienti avevano tosse e febbricola ed erano stati testati al momento dell'ingresso in reparto. 17 pazienti non avevano nessun tipo di sintomo classicamente associato al COVID. Quindi le nostre conclusioni sono state che SARS-CoV-2 sembra essere un potenziale trigger per i disturbi di natura infiammatoria a carico del sistema nervoso centrale, pur non potendo parlare di un ruolo nello scatenare un'autoimmunità vera e propria, nel senso che i numeri di pazienti che abbiamo testato per sospetta encefalite autoimmune è risultato sovrapponibile tra lo stesso periodo del 2019 e il 2020, e anche il numero di autoanticorpi riconosciuti è risultato sostanzialmente uguale. Possiamo dire che nella maggior parte dei casi i sintomi neurologici che si associano al COVID riguardano la sfera dell'encefalite e dell'encefalopatia, e la positività su liquor viene riscontrata più facilmente, per quanto si tratta sicuramente di numeri molto piccoli, di pazienti con un quadro di mielite. Le nostre prospettive future sarebbero quelle di accrescere il numero di pazienti testati in modo da poter raggiungere dei risultati più accurati e potenzialmente analizzare altri marcatori di attività di malattia, come per esempio i neurofilamenti. Potrebbe essere interessante anche il fatto di testare su liquor tutti i pazienti che risultano ad alto sospetto pur avendo una negatività sierica, e sicuramente sarebbe interessante estendere lo stesso studio per studiare pazienti con disturbo di tipo del sistema nervoso periferico. Con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Cecilia. Beh, direi che questo studio, insomma, ovviamente per me ma per noi tutti è un motivo d'orgoglio, perché diciamo che racchiude un po' quella che è la nostra volontà di fare ricerca in questo settore, nel senso che ovviamente noi siamo clinici, quindi partiamo da delle esigenze cliniche e cerchiamo poi, con l'aiuto anche del nostro laboratorio, che ci permette di approfondire, insomma, le indagini in maniera accurata, di trovare delle connessioni tra diverse patologie, di spiegarci la causa di alcune forme di encefalite infiammatoria autoimmune, e racchiude un po' anche la nostra voglia di collaborare, nel senso che di fatto a questo studio partecipano anche Sarosh Irani, che insomma abbiamo tutti sentito parlare prima, ma anche alcuni colleghi della Mayo Clinic, e quindi racchiude un po' anche la nostra voglia di fare network e di cercare di mettersi insieme per capire qualcosa di più, naturalmente con il fine ultimo che è sempre quello di fare qualcosa di buono per i pazienti. E avete qualche domanda per Sara o Cecilia? Direi che se volete, insomma, potete sempre scriverle in chat per semplicità, poi credo che voi le vediate, Sara e Cecilia, o altrimenti, se non fosse così, le posso leggere. Se avete qualche dubbio o perplessità, scrivete pure in chat. Siete state troppo brave, non hanno domande per voi. Arriveranno. No, volevo magari chiedo io una cosa a te Cecilia, cioè tu appunto si diceva che forse c'è una connessione di fatto, visto che si è vista un'aumentata sieroprevalenza, sieropositività per SARS-CoV-2 nei pazienti con encefalite, però voglio dire, si diceva anche che nel paragone che è stato fatto con la sieroprevalenza dell'anno precedente, cioè con la sieroprevalenza, con i casi ricevuti di encefalite autoimmune dell'anno precedente, non sembrano esserci di fatto più casi quest'anno rispetto all'anno pre-COVID. Volevo un tuo commento un po' a riguardo. Dunque, penso che il confronto tra gli anni sia una delle armi che abbiamo, però è alquanto imprecisa, nel senso che il numero di campioni che ci viene inviato di anno in anno è estremamente variabile, e sicuramente la pandemia potrebbe aver influito d'altra parte sia sul riconoscimento di molti casi sia sull'invio di molti campioni. Quindi penso che sia un campione che sia un paragone che dobbiamo fare, ma che non ci può dare una risposta così precisa, ecco. Sono d'accordo, ovviamente. E avete qualche altra domanda? Sì, posso farne una io direttamente. Volevo chiedere a Cecilia, mi sentite? Sì. Volevo chiedere a Cecilia se secondo lei c'è la possibilità che ci sia
che il Covid-19 sia un trigger possibile di encefalite. Abbiamo visto che i dati sono ancora, diciamo, poco consistenti, ma se c'è questa possibilità che ci possa essere a distanza un aumento dei casi. Io penso proprio di sì, nel senso, al di là del fatto che molte infezioni virali lo possono essere, alcuni studi che stanno uscendo proprio in questo momento sembrano aver dimostrato la presenza di anticorpi diretti contro neuroni ipocampali, per cui è probabile che se ancora non siamo in grado di dimostrare un'autoimmunità, conseguente all'infezione virale, può essere che lo saremo presto, ecco, perché stanno emergendo nuove prove. Si tratta comunque di una malattia, voglio dire, nuova, per quanto siamo tutti molto attenti a studiarla. Penso che manchino ancora dei pezzi al puzzle, ecco. Però sarei assolutamente possibilista sul fatto che Quindi è questo tipo di importante, diciamo, mantenere il monitoraggio di questi sicuramente, pazienti. sicuramente. Ok, grazie Cecilia. Grazie a lei. Altri dubbi o perplessità? Va bene, se non ce ne sono, ovviamente vi ringrazio per questi. Ecco, no, forse ce n'è una, vediamo. Conoscete persone che hanno avuto encefaliti autoimmuni, che hanno già fatto il vaccino per il Covid? Beh, allora io personalmente no, nel senso che di fatto, che almeno che io sappia, insomma, in Italia, ovviamente hanno iniziato gli operatori sanitari e poi ora siamo nella categoria 80 anni e cose così, dei nostri, almeno che io sappia, non so se qualcuno, magari anche Luigi e Marco, ovviamente Sergio, se hanno qualche informazione diversa, però ecco, che io sappia, dei nostri Io sappia, pazienti sì, non sono ancora stati vaccinati. nessuno dei nostri pazienti è stato vaccinato per il momento. Il programma, almeno quello, il programma ministeriale, è quello di vaccinare prima giustamente gli ottantenni e poi successivamente le categorie a rischio. I tempi non si conoscono esattamente, però il programma è questo, da quello che abbiamo sentito. Sì, io Comunque. so, se posso Certo. intervenire, so che ad esempio le malattie croniche autoimmuni come la sclerosi multipla sono state inserite nella fase 2, però se questo varrà anche per altre malattie autoimmuni, soprattutto a carattere monofasico con esiti, questo non è ancora chiaro, è tutto un attimo in fase di. Sappiamo per la sclerosi multipla che è una malattia molto comune che è stata inserita appunto nella fase 2, assieme appunto ai grandi anziani. Per altre patologie come appunto le encefaliti autoimmuni o malattie autoimmuni più rare, ancora questo non è chiaro, è ancora un punto interrogativo. Ecco, personalmente anch'io comunque non ho esperienza di persone che abbiano avuto encefalite che siano state sottoposte a vaccino, ecco, per rispondere alla domanda. Bene, direi, beh, allora grazie ancora e proseguirei con la seconda parte.